Buonasera amici siciliani, benvenuti a questa puntata nuova di questo sabato di Siciliano in Musica, il Cantastorie. Devo fare naturalmente ringraziamento agli ospiti delle scorse puntate, Germano Seggio della scorsa puntata che ci continua a coinvolgere perché siamo diventati comunque ormai un amici, una compagnia. Questo mi fa molto piacere, perché spero che tra tutti gli artisti ospitati qui con noi si possa creare quell'armonia per poi rivederci insieme e fare delle cose dal vivo, perché no, insomma, no? Allora, ringrazio naturalmente la redazione di Siciliano che ci supporta, che mi supporta, e in particolar modo Vincenzo Perricone, il nostro presidente, che giovedì scorso ha compiuto gli anni. Non si sa bene quanti siano, dicono gli amici di Siciliano che Vincenzo Pericone sia sempre esistito, in realtà nessuno sa quando sia comparso nel mondo. Un uomo che fa mille cose, tra l'altro appunto ci aiuta e mi aiuta nell'organizzazione di questa live. Ringrazio anche Mara Saviano, che è il suo bellissimo live del giovedì sera alle 21, qui curo la regia. E quindi ciao Mara, ci vediamo giovedì. Oggi parleremo di musica come sempre, naturalmente, ma oggi parleremo anche di teatro, perché i personaggi che andiamo a conoscere fanno parte di questo mondo e la musica è parte del teatro. Quindi diamo una piccola letta su chi. Dopo uno dei due personaggi lo andiamo a intervistare dopo. Intanto, sì, ci sono dei commenti che mando in onda. Allora, oggi è ospite da noi Vincenzo Lalia. Esordisce a teatro una ventina d'anni or sono. I primi spettacoli di cui ha curato la regia e partecipato come attore sono inerenti alla Passione di Gesù Cristo. Successivamente si cimenta con il teatro dialettale. La scrittura lo ha sempre intimamente coinvolto. Amministra un gruppo social, Scrivofono Sicano, al quale affida novelle, poesie e monologhi di personaggi che spesso prendono vita nelle sue opere teatrali, scritte di suo pugno e messe in scena. Tra queste, Insonno e Magaria. Il primo è un excursus temporale e spaziale tra i luoghi della Sicilia e Palermo, e ne racconta i sapori, gli odori e i mercati, le abbagnate, le contraddizioni, i morti ammazzati e gli eroi. Magaria invece è un'opera storica con la quale narra i tanti omicidi per mano della Santa Cattolica Madre Chiesa per via dell'Inquisizione. Il suo è un teatro che racconta tramite le musiche, le canzoni popolari, i cunti e l'arte dell'interpretazione, le nostre tradizioni folk. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui e dal maestro che lo accompagna e che compone con lui le musiche dei suoi spettacoli, Vincenzo Lalia e Salvo Trentacoste. Benvenuti. Buonasera Willy, buonasera Benvenuti. Siciliano. Ciao. Ciao. E Allora, allora, prego, io parla. spero di aver detto tutto, ma tra l'altro vorrei che poi tu aggiungessi insieme a Salvo, insomma, quello che è nel curricula che purtroppo è sempre stringato, insomma, qualcosina di più. Innanzitutto, vogliamo dire che oggi dovevamo essere molti di più. Che poi, insomma, per motivi tecnici barra di sicurezza abbiamo in qualche maniera cambiato la cosa. Insomma, ci doveva essere tutta la tua compagnia, che però comunque vedremo nei video, le coinvolgeremo in altra maniera, insomma, no? Niente, Vincenzo, io tanto ti ringrazio di essere qui, ringrazio anche Salvo, e niente, siamo fermi, ma il teatro in qualche maniera ci tiene compagnia, no? Che dici? Quindi, Sì, anche se virtualmente non è la stessa cosa, però insomma è un surrogato di quello che realmente è il teatro, perché vuoi mettere la presenza del pubblico, l'energia che loro ti trasmettono e che tu trasmetti a loro, è un feedback continuo tra gli attori, il regista, il pubblico. Cosa che viene a mancare ovviamente con le dirette, quindi con il virtuale. Però in un periodo come questo, insomma, alcune volte è meglio di niente. Forse è un certo, modo per sentirci un po' un po' più più vivi di vicini, quello, sì, è più più vicini, vivi. sì, assolutamente sì.
No, io infatti so che, allora, innanzitutto ti ringrazio perché nella mia idea insomma, quando abbiamo pensato a Siciliano in musica e il Cantastorie, abbiamo pensato a un progetto che parlasse di tradizione, no? Che parlasse di tradizione che va avanti nel tempo, no? E questo è un po' quello che tu fai, perché peschi dalla tradizione per poi innovare e portare nuove idee, no? In questi spettacoli. Correggimi se Io sbaglio. assolutamente non sbaglio. Noi sì, peschiamo la tradizione, però spesso riarrangiamo. In questo chiamo a supporto il maestro Trentacoste. Esatto. In alcune nostre opere ci sono canti sì della tradizione, come per Sì. esempio la Ballo delle Vergini o Santa Rosalia, però non sono come realmente, ecco, secondo i canoni, i protocolli originari. Ma Salvo spesso li riarrangia e li facciamo in modo nostro, ecco, in modo di addisa. Dicevi sì, Sì, sulle poi tradizioni, sì, parla Salvo, dimmi. ciao Salvo, innanzitutto dopo ci parlerai un po' di te e della tua collaborazione, come vi Ehi, siete ciao. conosciuti, insomma, questo poi lo approfondiamo, insomma. Niente, quindi tradizione, quindi si becca anche nella tua tradizione, perché tu Salvo scrivi, no? Scrivi pescando comunque dalla tradizione della musica nostra, Sì. siciliana. Quindi, Allora, tutto parte da quello. Poi è chiaro, posso, sì, è un po' intermedio. vai, Tutto parte da sì. questo, dalla tradizione siciliana, ma chiaramente viene rimescolato, in qualche modo riamalgamato, rimpastato e viene fuori poi, attraverso un filtro che è legato poi alle esperienze musiche, che condivido ovviamente con Vincenzo, ma che chiaramente, se vogliamo, tra virgolette, escono dai canoni tradizionali, o quantomeno è anche quella, ma fanno parte del blues, del rock, o del jazz, cui altre tradizioni che entrano in campo e che vanno a rielaborarsi con quello che è il punto di partenza, che è la nostra tradizione siciliana. D'altro canto, secondo me non avrebbe neanche senso, poi dico, molta gente lo continua a fare, e tanto di cappello perché lo fanno anche bene, però il nostro progetto voleva essere qualcosa di particolare che, anche partendo dalla tradizione, evolvesse quello che è la tradizione, pur rimanendo, diciamo, saldi Certo. a quei principi, a quei capisaldi, appunto, della tradizione stessa. Guarda, se mi permetti, ti voglio fare un Come esempio. Dico, a parte la musica, ma noi, per esempio, all'interno di Insonno, abbiamo dei punti, no? I punti sono quelli classici dei pupari con un ritmo Esatto. sincopato. Forse noi siamo stati i primi a musicare i punti. E noi al punto abbiamo aggiunto le musiche. Diciamo che ci è stato trasmesso, anzi, è un'occasione per salutare Enzo Mancuso, ci ha dato le nozioni del punto, perché, insomma, sai, spesso i pupari ne sono gelosi e non facilmente trasmettono. Sì, è così, e non facilmente trasmettono, perché poi c'è una tecnica che si fa tutta di diaframma, quindi c'è una tecnica di base per fare il punto. Però noi, ecco, alla tradizione abbiamo aggiunto la musica e quindi abbiamo fatto il nostro punto, che sì, da un lato proietta le sue radici nella tradizione, però ecco, anche al futuro, È per al quello che futuro. potrebbe essere, che quello che è secondo noi il punto adesso. Allora, Vincenzo, torniamo un attimo indietro. Come nascono questi due lavori e cosa c'era prima? Cioè, c'è stata una tua ricerca probabilmente, perché c'è molto dentro, c'è musica, c'è tradizione, c'è idee da portare avanti, c'è tante cose. Da cosa nascono i due lavori? Ma ovviamente noi siamo il prodotto di quello che leggiamo, di quello che vediamo. Ovviamente i miei lavori nascono, ecco, come ti dicevo poco fa, ecco, dall'osservazione dei pupari, dall'osservazione del teatro popolare, dalla lettura di Martoglio, Natoli, P3, insomma, ne possiamo citare
tantissimi, e quindi forse quello che sono è soprattutto grazie a loro, grazie a tutto quello che direttamente o indirettamente mi hanno trasmesso, l'amore che poi è soprattutto, ma per l'amore che ho per la mia terra, ecco. Perché Quindi, il 90% dei miei spettacoli sono in siciliano. ok, questo è favoloso, quindi c'è comunque la voglia di portare la terra, di far capire la tua terra, insomma la nostra terra, Assolutamente sì, noi probabilmente. dobbiamo essere orgogliosi del nostro siciliano, della nostra lingua, non dialetto, della nostra lingua siciliana. Io non vedo perché non esserne, ecco, orgogliosi e non portarlo avanti. Condivido. Molti termini, sì, molti termini, sai, si stanno perdendo ultimamente, termini che non si usano più, termini che appunto antichissimi, che provengono dallo spagnolo piuttosto che dal greco o dall'arabo, ed è un vero peccato. Oggi si va verso più gli inglesismi, dimenticando quello che è la nostra tradizione, quello che sono le nostre origini. Ed è un qualcosa, secondo me, di un triste enorme. Assolutamente sono d'accordo con te, come Salvo mi può aiutare nel dire che la nostra è comunque una lingua molto musicale, insomma, poi alla fine, Sì. no? Io penso che già le abbagnate siano una forma di Ma musica, infatti, sia una forma di musica, quindi non sia, che non è anche difficile, quindi. diciamo, Vai, vai. per me sono degli sfidi notevoli, questi appunto delle abbagnate. Tra l'altro, nel primo progetto di Insonno sono presenti delle abbagnate anche lì, in qualche modo musicate e riarrangiate. Cioè, quello che è il linguaggio volgare nel senso del vulgus praticamente diventa arte a tutti gli effetti, Esatto. diciamo circondato e amalgamato anche da effetti sonori e altro. E quindi per me, come appunto come ha già detto Vincenzo, per lui il siciliano è una lingua per cui per me è più facile intercalare parole in dialetto, frasi in dialetto, anche per un senso di appartenenza. Per me, rompere il ghiaccio o quel diaframma che può essere tra una persona che conosce un'altra persona, e sentirsi insieme appartenenti a quella terra, e subito uscire con una frase magari in dialetto, sentirsi parte della stessa terra. E quindi per me è un messaggio proprio di avvicinamento, di pace, di fratellanza. Dico, non vorrei apparire adesso come No, 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 ma no, 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 secondo diciamo me una non c'è niente. persona Io, che parla se mi di santità, permettete, però è un modo per. La mia generazione viene da alcuni episodi, ovvero le nostre famiglie, i nostri padri, spesso quando parlavi in dialetto, si parla in dialetto, parla in italiano, non so se Salvo me lo può confermare questo. Ecco perché il dialetto veniva visto come, Sì, ti ecco, parlare confermo in in dialetto chi pieno. era di basso fondo. Però io non vedo perché in Trentino il parlare scusate, non in dialetto, ma in lingua siciliana, come in Trentino parlare in lingua trentina è motivo di orgoglio e di prestigio, da noi invece diventa denigratorio, diventa quasi, ecco, di appartenere alla parte più bassa del popolo. Così non è fondamentalmente, perché ripeto, il siciliano Io poi venivo non. rimproverato fino a una certa età Ah, se questo. parla in siciliano, ecco la frase, quella. Parla in Allora, italiano. esatto. Fino a una certa età Allora, avevo io. questo. Diceva, se mi permetti, Willy, ti voglio leggere una Come cosa, ecco, no? perché Assolutamente. l'avevo a proposito del siciliano di Ignazio Buttitta, il bagherese. Non so se lo conoscete, è stato uno Come dei no? più grandi poeti, credo, a parer mio, siciliani. Diceva Ignazio Buttitta: un popolo mettito alla catena, spugliato, attoppatici a vucca, è ancora libero. Levateci un travaglio, passaporta, tavolo ne mancia, un letto enorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arroba una lingua addovata di pace, e allora è perso per sempre. Beh, insomma, bellissimo.
Ma Queste sono io le direi. parole di Ignazio Buttitta, ecco, un popolo fondamentalmente finché ha la sua lingua è salvo, un popolo Assolutamente d'accordo. perde la sua identità quando perde la sua lingua. Assolutamente d'accordo, perfettamente d'accordo. Allora, io siccome abbiamo tanti video da mandare, io comincerei con il primo che tra l'altro ha purtroppo una risoluzione un po' stretta e il resto invece sono perfetti. Il primo credo che sia un concerto che poi comunque, insomma, Posso fare l'introduzione io? Credo che di sapere quello che assolutamente stai mandando in linea è sì. Vai. sono andato in scena al Teatro Biondo circa 2 anni fa. L'inizio e la fine dello spettacolo viene fatto da Simona Aiello, con l'occasione la saluto. È una Sì, nostra salutiamo talent, Simone. è una ragazzina sì, di 14 anni. Ma è un talento straordinario sia per cantare che per come recitazione. Quindi ciao Simona, con l'occasione devo essere presente, ma Devo per essere causa presente. forza maggiore non è stato possibile. Allora, E facciamo quindi vedere quello questo che vedremo, piccolo. sì, infatti sarà Simona. Bene, allora vi tolgo per poi rimettervi dopo. Ok, era il video, purtroppo la definizione non era perfetta, ma si capiva perfettamente quanto questa ragazza abbia un talento incredibile, una voce bellissima. Lei ha vinto dei talent con Mara Maionchi, quindi insomma parliamo di una razza veramente molto. Sei frizzato, Vincenzo? Non ti sentiamo? Vincenzo, ci sei? Vincenzo? Bene, allora, vabbè, intanto salvo. Sei qui con me. Allora, sì. Lui è caduto. È caduto, ma sì, mi sembra che sia frizzato, sì, quindi vabbè, speriamo che si possa riconnettere. Intanto, vabbè, insomma, di Simona puoi dirmi anche tu. Una ragazza piena di talento. Che qui cosa Sì, cantava? Era un pezzo del. una ragazzina. Questa era Lusulli Sinniva, Sul un segnale. brano che lei ha interpretato, sì, con una maturità che secondo me va al di là proprio della sua età, che uno si aspetterebbe, diciamo, la solita canzoncina interpretata da una ragazzina, in realtà lì c'è molta maturità.
pieno possesso anche della qualità che riesce, delle sue qualità che riesce a gestire, diciamo, in maniera molto Bravissima. matura. Bravissima, mi dispiace che non possa essere stata con noi. Speriamo che di poterla avere magari in un Sì, secondo anche tempo, perché no? Magari dedicando una puntata tutta a a me. lei, Beh, sì. insomma, no? Eh no, visto che ha comunque questo talento. Se lo meriterebbe. Esatto. Poi chiaramente essendo, insomma, vabbè, niente, Vincenzo va e viene. Allora, niente, quindi parliamo la musica. Quindi già abbiamo visto che in questo pezzo, nello spettacolo di Vincenzo, c'è tanta musica alla fine, no? Sì, alla Ed è fine sì, forse il veicolo, forse per esatto, trasmettere meglio delle idee. No, corretto. ma sì, sicuramente non soltanto il modo diciamo, migliore, almeno dal mio punto di vista, di trasmettere certe idee, ma anche il modo per calarsi, secondo me, nell'atmosfera del momento. Quello che viene ricreato in qualche modo, lo scenario creato dalle parole, poi viene riamalgamato la musica, e quindi secondo me poi non ne potrebbe essere avulso da questa. Per cui dico, è Esatto. il connubio poi di fatto che dà, secondo me, valore a queste idee, a questi progetti, a queste messe in scena, diciamo, teatrali. Poi dico, ripeto, io poi sono un po' di parte, quindi sono molto tiro per la musica, Da ma di musicista non fatto potrebbe. è quella. Riuscite a vedermi? Scusate, ero caduto. Assolutamente sì. Allora, Ancora no. Ti No, sei fatto noi male. ti vediamo adesso. Non vedo voi, va bene lo stesso, però se Ci mi senti vedete. comunque? Io non Guardate lo che vedo. ci Ti sento, sento, sì, assolutamente va sì. bene, dai. L'importante è che non sono quelle scale che vediamo dietro, a cui sei caduto da quelle, perché sennò sono... Qualche volta è capitato. come si Allora, suol dire, dicevamo non nego. dicevamo due cose, allora, Vincenzo, che non so se Sì. ci hai sentito o se sei riuscito. No, Innanzitutto, no. dedicheremo sicuramente, se Simona sarà d'accordo, una puntata tutta per lei, insomma, per parlare della sua arte, del suo talento. Quindi è ufficialmente invitata, insomma, a una live di Siciliano in Musica. Quindi questo, insomma, spero che le faccia piacere. Mi sembra di aver letto dai commenti che le fa piacere, quindi sono contento. E volevo chiederti, Vincenzo, quindi quando è che capisci che la musica possa essere il collante per mandare avanti dei progetti? E come l'hai coinvolto questo compagno di scuola alla fine? Che sapo! Noi Come con l'hai Salvo, convinto? ci siamo visti ancora, ricordo la scena Per in un caffè. caffetteria Salva, infatti. E da lì ho lanciato un po' la palla, gli ho detto: Salvo, ma guarda, che ne penseresti se facessi teatro con noi? Che ne penseresti di metterti al servizio, ecco, con la tua musica, degli spettacoli, al servizio delle mie parole? Ovviamente non se le fa. Non lo sentiamo più. Fatto tutto, credo un 5 anni fa, se Sì. non mi sbaglio, dico bene, Salvo. Tu avevi già Ma preparato tutto. sì, anche Vai, salvo. più. Sì, anche No, perché 6 anni fa, Vincenzo. insomma, sì, più o meno quello. Allora, in attesa, Ecco, Vincenzo, ci sei? Ci adesso sì, senti? non so fare bizza il mio. Sì, tra l'altro ti vediamo che fai un sorriso, ma credo che sia un freeze, non credo ti sia fermato a questa espressione, ma ti sentiamo comunque se No, però non è un parli. sorriso amaro. Allora, facciamo una cosa, diamo la possibilità a Vincenzo di recuperare e intanto mandiamo il primo video. Ci sei, Vincenzo? Nicole. Vincenzo, pronto? Vincenzo, ci sei? Allora, guarda, abbiamo un video di 2 minuti. Sta chiedendo Allora, consulenza alla figlia. consulenza. Bene, allora, in attesa che possa avere la consulenza corretta, abbiamo un bel video che, tra l'altro,
Dopo, Salvo, ci racconterete che contesto e che, insomma, qual è la location, che mi sembra che sia molto bella, insomma, no? Avete registrato al volo, tra l'altro, mi sembra di aver capito, perché, insomma, ci siamo organizzati, perché poi, questo lo dico per tutti gli artisti invitati, c'è sempre molto da dire, molto da raccontare, quindi poi uno cerca di trovare il modo migliore. Adesso, se Vincenzo va e viene, io... Vabbè, ok, mandiamo il video e dopo commentiamo il tutto. Fine la guerra e ho petetto s'ammottava castagna. C'era talmente petetto che... Comparino! Comparino! E non ti posso mita! E non ti posso mita! Hai senti fighi! Hai senti fighi! Assitati to letto! Assitati to letto! E 34! E 34! Appizzati to tetto! Appizzati to tetto! Comparino! Comparino! E non ti posso mita! E non ti posso mita! Un aio e senti! Un aio e senti! E comparino! Comparino! E non ti posso mita! E non ti posso mita! A me mogliere! A me mogliere! Se ci mangiamo liberi! E ci mangiamo liberi! Salvo, bel blues. Adesso vedo che Vincenzo no, vediamo un strano messaggio che non c'hai probabilmente la camera abilitata. Vabbè, adesso siamo mia figlia Valeria, mi abiliti la camera. Valeria, abilitami. Non so a cosa stiamo facendo pubblicità, tra l'altro, perché allora, vabbè, Salvo, questo è un blues, quindi è un pezzo, allora, che hai scritto questo tu. Valeria, può venire? Allora, diciamo che parte da un'idea che poi era un divertissement, una vecchia canzoncina così, che ascoltavamo, che cantavamo tanti anni fa da ragazzini, e che poi ora l'abbiamo ripresa e musicata come, almeno come si deve secondo noi, perché ci diverte tanto, e quindi è nato questo blues, diciamo, poi se ci fai caso ripete bene o male le stesse frasi, ma è proprio la, sì, comunque il blues fa così, diciamo, quella, l'atmosfera che ricrea, sì l'atmosfera che ricrea e che si innesta poi, tra l'altro, in un momento di insonno particolare, anche per spezzare determinate metriche che, sai, dice, se tu imposti magari il lavoro tutto in un certo modo, potrebbe anche risultare pesante, anche se i temi poi magari sono impegnativi e interessanti, e quindi questi momenti è bene ritrovarli, e questa quasi per caso, in una sera di prove, diciamo, è venuta fuori.
una hit, potremmo dire. Quindi questo Vincenzo, ci senti innanzitutto? Sì, ho qua il mio tecnico personale, mia figlia, ha portato il portatile, insomma, credo che col portatile adesso vada andiamo meglio. Io non sono molto affine con la tecnologia, quindi sono audio digitale. Parlavamo di pari. Ah sì, ecco. È il allora, nostro blues, come ti avrà detto sicuramente Salvo. Esatto. Quindi, e questo già è un trend union, che poi insomma il blues è una tradizione molto antica anche, insomma, quindi una tradizione antica che poi il blues è andato avanti e ha costruito la modernità, no? Il rock parte da lì, quindi che sia una prosecuzione anche per la nostra musica, no? Per poter, poi insomma ci sta bene col dialetto e il blues, eh? No Vincenzo? Si sposa, diciamo, molto bene, direi assolutamente di sì. Tra l'altro so che nasce anche dalla Sicilia il blues, non so se dico una strafolcioneria oppure se è vero. Adesso dimmi, questo detto. Non lo so. No, allora, io che io sappia, il blues è una prosecuzione degli spirituals dei gospel americani, quindi nasce dal lavoro, poi il blues è un modo di fare musica, secondo me, più che una vera e propria tradizione, nasce dal lavoro, dalla fatica, dai campi, quindi, che però si sposa molto bene con i nostri canti di Rosa Balistreri, che erano canti di dolore, no? Secondo me, ecco, sono molto affini agli spirituals e al blues, quindi questo è mi sento di fare questa analisi, insomma. Ma quindi, Vincenzo, tu me l'hai parlato spesso di questo blues, perché poi alla fine, secondo me, è un messaggio che arriva diretto, no? All'interno di Insonno, o no? E questo è un punto di questo spettacolo che viene evidenziato. Io credo che insomma sia il momento forse più energico di tutto lo spettacolo, dove c'è più grinta, dove c'è più energia, quindi insomma vediamo che quando siamo andati in scena il pubblico quasi ballava quando c'era il blues, batteva le mani al ritmo, eccetera eccetera, quindi insomma è stata, credo, una bella trovata. Quindi anche far passare anche un messaggio non proprio ballabile con un qualcosa di ballabile, no? Perché quindi è molto importante. Questo il primo spettacolo invece in sonno tu sei riuscito a portarlo in giro. Sì, infatti. No, scusi, sì, vai Salvo. Probabilmente con di stare con il tema, diciamo, quelle poche parole, quelle poche frasi che diciamo vengono poi dal testo, parlano di fame e di come sbarcare il lunario, quindi il blues quasi è un ossimoro del tema trattato, però in realtà secondo noi si sposava molto bene e quindi diciamo è stata lanciata come momento. C'è da dire che, se vogliamo, di tutto lo spettacolo. C'è da dire che il blues invece, ecco, come anticipava Salvo, parlava della fame, del post-guerra, e quindi anticipa anche la spartenza, che è uno dei temi trattati nello spettacolo, ed anticipa un pezzo, forse l'unico, credo che sia, che non è scritto di pugno mio, ma del poeta bagherese, di Ignazio Buttitta, che è Eugenio Sule, in cui narra appunto i nostri conterranei che prendevano il treno al sole e partivano per andare a cercare fortuna spesso in Belgio o in altri posti. E quindi sì, è un pezzo allegro, ma allo stesso tempo è un pezzo anche triste, perché compare no, non ti posso metà, una esegia per fare d'assettare, cioè non è un pezzo sicuramente che poi racconta belle cose, ma racconta i nostri avi, racconta gli anni 50, gli anni 40, il dopoguerra, periodo in cui infatti non avevano nulla da chi a mangiare. Il tema della spartenza è spesso trattato in sonno. C'è un altro pezzo che si chiama Luna,
che credo tardi sentiremo, che manderai in onda, sì. Abbiamo Che il video. parla proprio, sì, di partenza, dei nostri figli che lasciano la nostra terra in cerca di fortuna. Ok, dicevo, l'unica cosa, poi mandiamo l'altro video. Mi dicevi, Vincenzo, che comunque in sonno, comunque sei riuscito a portarlo in giro perché era precedente a malaria, quindi pre-pandemia, insomma, quindi ha Sì. avuto insomma, sei stato in giro. Vabbè, dopo parleremo del futuro, nel senso che poi capiremo in che maniera dovremo muoverci e che comunque i nostri progetti che abbiamo, vediamo che come vogliono evolversi. Io manderei un altro video. Innanzitutto, Vincenzo, dicevamo prima con Salvo la cornice scelta meravigliosa, che è quella del teatro di Misilmeri, dal castello di Misilmeri, se non sbaglio, no? Tu sei stato regista anche dei video, secondo me, perché c'è questa. Regista dei video è una No, parola grossa. beh, no, no. C'è una luce, Parola c'è dei video, un. insomma, sì, c'è luce, c'è il telefono, Sì, sono stati fatti col telefonino, giusto per telefonino. dire. Vabbè, non volevamo dirla questa cosa, Diciamo, però. ecco, artigiano, io credo, insomma, c'è una. C'è molta passione. C'è Spesso la si usa il passione. termine regista, attore, ma insomma, poi a monte ci sono studi per diventare regista, quindi No, non si ok, diventa no, ma. regista all'oggetto Vabbè, del perché domani. c'è Quindi un'idea di mi quello sento che di appropriarmi di un uno. No, vabbè, termine c'era un'idea di cosa artigiano, volevi insomma. trasmettere, sicuramente insomma, c'è un gioco di luci che secondo me è Sì, molto quello bello. sì. Adesso, allora, andiamo a vedere il terzo video, poi lo commentiamo insieme. Grande palazzona, scalelarde e chineschetti, Giorgio Masandra, Luca Marrosi, Giovanni Amamarco. Frace e colleace, coi notesmer, socate tutte, e voce, tenere po', e sorce casasse co, dal piccinitti l'orde sfandate, facce scagnovate, voce da scagnose, abbagnate, scevessate, e sarai, che ne nuvolazzo, già mettisse, poi noteando, semano, pise che menze sciate, fosse padente scalona, che sente poi se ghiacciata, osso picchia tutto, pescrancin come de panna, perché desse temmienzo, e benetto votà, se te pome l'argentina! Allora, viva Santa Rosalia. Allora, ok, mi arrivano messaggi È la di nostra apprezzamento. Palermo. È Esatto, la che nostra poi io, contro Palermo. palermitano, posso dire una cosa, ne ho capito la metà, perché probabilmente sono tanti anni che
ho capito che forse su qualcosa bisogna mettere ma il bollino rosso, ma il VIP, la parola che sentite in parte, non... Allora vogliamo Vincenzo presentare anche il foglietto con le persone che sono nel video. Scusami, invece malgrado non era in video, poi la parte percussiva, ma al solito diciamo abbiamo un percussionista, ne abbiamo anzi due, uno è Ettore Di Salvo, che saluto per l'occasione, è un altro Gian Pieramato, ma invece quello che interpretava il punto è Gervasi, Francesco Gervasi, e ritengo sia di una bravura veramente molto, molto bravo. Discorso dei punti, che... del punta storia, sì. Bravissimo. Ripeto, il ritmo sincopato l'avete visto quando lui, ecco, singhiozzava le parole. E poi, come avete visto, insomma, la musica legava molto bene con le parole e con il conto. Assolutamente sì. Gervasi, dietro c'era Maria Teresa Cardile e poi Maria Rita Gioguardi. Erano gli attori presenti alla scena. Che salutiamo e cui facciamo i nostri complimenti per la bravura, insomma. E, quindi Salvo sei stato anche percussionista, ho visto, no? Cioè, hai girato questa chitarra. Beh, all'occorrenza sì. All'occorrenza si fa tutto. Sì, sì. Questa anche sì, sì, sì. Per me lo strumento non è solo pizzicare nelle corde, ma proprio diventa una mia estensione fisica, per cui dico diventa percussione, anche tutto. Tutto. Lui fa di tutto, l'unica cosa che però non sono riuscito a fargli fare è farlo recitare. Anzi, ma mi sembra che qui comunque sia... Ma Cabagnata l'ha fatta, e tra l'altro sì, nel video... Sì, l'ha fatta qualche Cabagnata, sì. Abbagnava, insomma, abbagnava. Sì. Ok, no, bellissimo, tutto molto bello, e tra l'altro c'è questo rap, no? Poi alla fine vogliamo... perché leghiamo sempre la tradizione al moderno, c'è questo parlare che poi è quello dei punti, punta storie, che poi è anche un rap, è anche trasmettere musica, no? È tutto molto interessante. Non so cosa possa effettivamente, se si facesse un rap con queste parole, con questa cadenza, cosa avrebbe di meno di un rap in americano, in inglese americano. Ma in effetti c'è molta attinenza tra il rap e il punto, ho avuto modo di vedere, c'è qualche somiglianza. Assolutamente, assolutamente sì, quindi tutto alla fine si lega, questo mi fa veramente molto piacere. Il rap nasce da un messaggio, nasce da un messaggio, da uno slang, diciamo, di situazioni molto comuni, molto appartenenti proprio alla gente comune, e quindi diciamo questo punto, che di fatto ha lo stesso spirito, nasce dalla stessa struttura, se vogliamo, ecco che si amalgama molto bene, e quindi il sincopato della voce per forza, secondo me, si amalgamava Sì, perché forse in diverse parti del mondo alla fine si è voluto comunque fare lo stesso tipo di operazione, no? Quindi abbiamo il rap negli Stati Uniti e i punti da noi. Stiamo andando avanti molto velocemente e ho paura che non riusciamo a vedere tutti i video. Andrei con il prossimo, che è, sì. Allora, siamo al quarto video, poi siamo qui. Luna caonnea stis, pare che te parlasse. E mezza affrontosa gemolia, pare che te metasse. E con suscere luce te dicesse, arresta a caontenire.
figlio benedetto, io saccio che tu che te manca. Non disperare, figlio meglio, meglio, ti intonto scordare. Io sono sempre qua, pronta a pannacare tanto un'arte che luce parole che la mia bocca sa perire. Ma se te ne vai senza votare, te, un mio cuore si squartaria e un mio sangue nero che russo e cavolo ma diventa freddo e amaro. Taliame, sono sempre io, assiste sempre, i miei sciate ti crescero, i miei grida, i miei morti ti fecero capire e ti insegnare. Contenere, non fare perdere chi tu catalitta ha insegnato. Lotta per mia, a difendere, ma liscia, mi guaria, sinci, ma via, piangi per mia. Arresta a caola da mia, fino a quando è nasciato un corpo, fino all'ultimo rito iorna, fino a quando arre, c'è serincia, lo vence mia. Allora, devo dire i brividi, io tra il testo toccante e la musica che si sposava bene con il testo, veramente da brivido, questo è incredibile. Il testo naturalmente di Vincenzo, la musica di Salvo, correggetemi se sbaglio. Era sì, quello di cui ti parlavo poco fa, sì, sì. Si chiama Luna. Io mi emoziono tutte le volte che... Sì. Si chiama Luna, è l'attrice tutte che... Tutte le volte che proviamo, seguiamo questa, mi emoziono. Una roba incredibile. Che dicevi dell'attrice, Vincenzo, scusami. L'attrice sì, è Maria Rita Dioguardi che l'ha interpretato e il pezzo è a Luna. E parlo di Spartenza, ovviamente. C'è questa immagine di questo figlio che va via e che la madre che poi, insomma, che poi anche un po' la nostra terra, non soltanto la madre, diciamo, carnale, ma la madre terra che lo richiama e che dice di non dimenticarsi di lui, di lei. Io ho ancora i brividi, che poi ecco la bravura, poi anche quindi il bellissimo testo di Vincenzo, ma anche la bravura di Salvo di accoppiare la con una musica che a sua volta, secondo me, dà forza a queste parole, no? Quindi complimenti, è una cosa veramente molto bella. Questa sarà da riproporre, perché io spero che poi prima o poi si possa vedere lo spettacolo, che tu possa assistere a questo, ai vostri spettacoli, cui veramente tengo molto. A fine live poi diamo comunque dei riferimenti, perché nella pagina, mi sembra, Vincenzo, tu comunque posti delle cose, quindi diamo comunque dei riferimenti. Probabilmente quando si ripartirà, insomma, cerchiamo di essere anche un veicolo per tutti, quindi anche per voi, per poter... questo è un messaggio importante, insomma, uno spettacolo che tiene, che c'ha il cuore della Sicilia, quindi, ma secondo me è molto diffuso, ecco, quindi... Io, vabbè, questo, io ho ancora i brividi, andrei con il prossimo video, perché sennò non riusciamo a vederli tutti. E vennero l'anno più pesante che Palermo potesse ricordare. Palermo chiomo. A cos'è pesante che exava per sprofondare sotto il sesso peso. Quanto scuro, quanto provolazzo, feto, rumore, bidello, bomba a male, detetò. Nevole diventarono le case. Uissa! Le cazze, le mora, tenciote, in cagulla zolo. Con la terra, con lo sangue, con lo fango, con lo scanto e con lo chiamo. E pesantezza l'annere chiome, l'annere tante morte ammazzate, l'annere con se ne scia chiuririnza, e un mondo si tagliava per dar piede una finestra. L'annere lo para bianca, che l'ha ammazzato, l'ha matto caro. La scopetta a canne mozze, non capettano come un stesenorato, come un caisso, era ma
l'ho tagliato, ma l'ho versato, l'ho dimenticato, l'ho cacciato, non cacciare. Avevo cacciato paro. L'anno niente ho visto e niente voglio vedere. Niente saccio e niente voglio sapere. L'anno lo ferro e lo cemento. La taionco che passa a chiena, segna da stare moto e un faro malerocato. Attacco scia con nuovo patone, o ai bombere e soldo ponziante. L'annere le duche, tante duche. Vito Cencimino! Duca! Bernardo Provenzano! Duca! Giuseppe Caviano! Duca! Gianluca Bagarella! Duca! Matteo Messina Denaro! Duca! Dottotà! Duca! A mia e a tutta la sua compagnia! Allora, la parola era Duca. Assolutamente sì, sì. Noi non diciamo parolacce. Ah, esatto. Era Duca, perché quindi arrivo anche per i personaggi che sentivo tranquillizzare tutti quelli che erano io. Duca. Ok, esatto, era Duca, perché qui abbiamo parlato, abbiamo affrontato una parte insomma molto dolorosa della città, una parte storica molto dolorosa della nostra città, che gli anni 90, purtroppo, esatto, che ci hanno reso un po' che hanno poi contribuito purtroppo a anche allontanarci dal resto d'Italia, nel senso che ci hanno un po' marchiato, insomma, no? E c'era un po' tanta gente. La gente era, diceva Duca perché era contraria, però c'era tanta gente che... No, Vincenzo? Assolutamente sì. Però noi siamo per quelli che dicono Duca. Esatto, noi siamo per quelli che dicono Duca, perché poi... dicono Duca, glielo diciamo con tutto il cuore, ecco, Duca. Anche perché alla fine a chi ha reso la nostra terra, ecco, loro schiava, a chi ne ha fatto uso a proprio uso e consumo della nostra terra, Duca, ecco, alla mafia, Duca. Che poi era il messaggio della gente, anche perché poi ci si è ritorso, insomma, è tornato indietro in malo modo a tutti le persone oneste, questa cosa, no? Quindi è stato un periodo molto triste, tra l'altro, insomma, è un'onta che ci portiamo dietro a casa di... Sì. Sì. E andiamo avanti, questo... Io allora... Infatti, no, anche musicalmente... Questo era un flamenco, No, dicevo anche da un punto di vista musicale, esatto, ma che mi ricordava proprio l'uccisione del toro, diciamo, nell'arena, quindi un messaggio, diciamo, musicale associato, molto triste e drammatica. Sì, e anche questo è un pugno allo stomaco, come quello di prima, insomma, nel senso che ti prende e poi non sai neanche come reagire. Ho visto nei commenti che le persone che hanno visto lo spettacolo e che non vedono l'ora di rivederlo, insomma, perché a quanto pare è molto emozionante vederlo dal vivo. Noi stiamo approfittando di questo mezzo per vedere dei pezzettini, quindi siamo comunque fortunati a farlo, però ci piacerebbe vederlo tutto insieme. Andiamo avanti col sesto video, ci ritroviamo qui. Non parti di più,
Insomma, dicevamo il ragazzo che il signore che canta è Francesco Gervasi. Francesco Gervasi, bravissimo, insomma. E io, dobbiamo, mi sa, in qualche maniera, siamo quasi giunti al termine, dovremmo insomma, tagliare sulla scaletta. Adesso, innanzitutto, il secondo spettacolo, che Margherita, no? Che dicevi, certo, che alla fine è stato rappresentato parzialmente, che quindi, e che quindi ha comunque un, insomma, ancora tutto da essere scoperto. Tutto da essere scoperto. E anche questo argomento, perché, scusami, te lo chiedo, perché innanzitutto qui c'è una... Innanzitutto è uno spettacolo di stampo storico. Come dicevi tu, è andato parzialmente in scena, ovvero soltanto alcuni pezzi sono stati messi in scena, e quattro canti ed in diverse zone di Palermo in occasione della presentazione di un libro. Ma magari è anche un'occasione per parlare delle donne, è un'occasione per parlare dell'Inquisizione, un'occasione per parlare delle donne di fora, sai, bastava poco per essere messa a rogo in quel periodo, bastava che una donna fosse rossa, wow, che fosse anche una bella donna, o che fosse una donna colta, e già veniva vista con sospetto dagli inquisitori, e molte donne andavano a rogo soltanto per questo motivo. Ed è un modo per collegarsi anche ai femminicidi che attualmente oggi viviamo, quindi Margherita sì, no. Parla, è un romanzo storico, ma parla anche e soprattutto delle donne. Io vorrei che tu mi aiutassi, perché visto anche il tempo che sta, stiamo avvolgendo quasi al termine, vorrei che mi aiutassi su Margherita. Credo che siamo dal nono video in poi, se non ricordo male, o in modo che Non li ho numerati, comunque ce n'è uno particolare in cui canta Maria Teresa e canta Vittena Grozza, e all'interno del pezzo Maria Teresa mette una poesia laica, una preghiera laica dedicata a qualcuno, non definito nello specifico, a un dio che sia un dio religioso, religione cattolica, piuttosto che buddista, altro. La preghiera di questa donna che per essere aiutata, insomma, no? Sì, gli domanda dove sei, dove ti trovi, se riesci a trovare il video, ecco. Sì, dovrebbe essere il decimo, io adesso, se non ricordo male, ci proviamo. Dopo, nel ci caso, proviamo, chissà, infatti lo stoppi, sì, e vai avanti con... No, nel caso, insomma, vabbè, magari ci vediamo comunque questo video, direi che visti i tempi probabilmente poi ci salutiamo e mandiamo l'ultimo in coda come sigla indicativamente. Intanto dovrebbe essere il decimo video, se non ricordo male. Andiamo. Thank you.
sinnero e sinniero li me anni, sinnero e sinniero ruzzacciurunni, ora calame vi sta finendo, chiamo la morte e da ma rispondi. Avi Triurica ti stai chiamando, ma tu non mi senti. Triuri, quanto l'ora era una vita, rimmi non ne sei impertusato. Non è che non ti credo, è solo che come una minnica ti cerco e non ti trovo. Ti vai cercando tra lo fritto marmo che non si muove, fumo di cannini, sciavolo d'incenso, c'ha di poesie senza arma e c'ha di parole in capannartara bagnate e ditti per misteri da di cristiani vissuti di carnali vari. E che ossai a così che ti cerco e che ossai a così che non ti trovo. Non hai più voce per chiamarti e non saccio più con quale nome, ma sento, mi dispero e chiancio, e con un fazzoletto per mano mi ci asciugo l'occhi e mi taglio specchio. L'occhi sui stessi mei e a risata mezza sgangolata è chidda che era mea, ma para una mano e mi dice veni ca con mia, ca chiddu che stai cercando è proprio rincia di tia. Cunzatimi, cunzatimi l'uletto, cada lì per mi su, manciato tu. Da chianto rutto c'è un giardino immenso di lumano, arance ciuri, tutti la cedici vanno a cantare, puri sirenici fanno l'amore. Anche qui dei brividi assurdi, insomma. La cantante l'abbiamo presentata, mi sa di sì. Maria Teresa Cardila, la cantante. Sì. Bravissima. Questo è un pezzo di Insonno. Ascoltami, se mi permetti, invece vorrei citare i componenti di Addisa. Certo. Perché non sono soltanto quelli che hai visto, ci sono tanti altri componenti. Ma certo. Al momento, insomma. Quindi Simona Aiello, Patrizia Perdicchi, Laura Gulotta, Ettore Di Salvo, Antonino Anselmo, Maria Rita Dioguardi, Maria Teresa Cardile, Francesco Gervasi, Miriam Di Salvo e Melchiorre Di Salvo. Credo di non dimenticare nessuno. Allora, questi sono il team di Addisa.
Allora, io tra l'altro ufficialmente ti dico che nel momento in cui, siccome questa live doveva avere un aspetto diverso, no? Dovevamo fare musica dal vivo, non ci siamo riusciti, ma speriamo, comunque i video sono bellissimi, per carità, ci hanno riempito e hanno fatto volare via il tempo. Però io direi che, se, insomma, tempo permettendo, quando ci sarà la possibilità, anche fra un mese, due mesi, se riusciamo a mettervi tutti in una stanza, potrei fare un po' di musica, sarebbe carino. Rinnovo il mio invito a Simona Aiello come single singer, nel senso che se lei fa piacere, insomma, partecipare, parleremo della sua carriera. Siamo purtroppo giunti ai saluti, e a me dispiace perché ogni volta si comincia un discorso e ci sarebbe ancora tanto da dire. Per questo mi piacerebbe rincontrarvi tutti. Mi piacerebbe rivedere, insomma, se riuscissimo a avervi tutti live sarebbe una figata, ma riusciremmo secondo me anche a dare un altro tipo di emozione, se riusciamo. Io ripeto questo a Vincenzo, se, insomma, fra un po' ci ricontattiamo. Assolutamente, assolutamente sì, magari affrontando pezzi che non abbiamo suonato oggi, però insomma in qualche maniera ci... ok, io vedo che Simona ha accettato con gioia e sono contento, insomma, quindi poi tramite Vincenzo, insomma, poi ci sarà modo di contattarla. E niente, io adesso mi spiace proprio salutarvi, perché veramente abbiamo appena cominciato un percorso, insomma, no? E quindi vabbè, ci rimandiamo alla prossima volta, ok, in modo che ci raccontiamo altre cose. No, lasciami, certo. Ringraziare, sì, lasciami anche ringraziare a Vincenzo. Ti dicevo, lasciami ringraziare Vincenzo Perricone per l'invito che mi ha mandato. Ovviamente un grazie particolare anche a te, grazie di vero cuore per averci dato la possibilità, ecco, questa vetrina, di farci conoscere in qualche modo. No, e tra l'altro, appunto, come ripeto, non c'è, si crea, io spero che si crei comunque una sorta di network tra noi, qui riusciamo a condividere, perlomeno a darci una mano, nel senso che noi pubblicizzeremo tutto. Io ho già messo like sulla vostra pagina, quindi quando vedo qualcosa lo condividerò su Siciliando in Musica, in modo che anche gli amici di Siciliando possano sapere quello che fate, insomma. E vabbè, quindi l'invito, allora, per Simona è a breve, insomma, poi con Vincenzo, insomma, ci mettiamo d'accordo. Con voi tutti speriamo prima possibile, in modo che si possa fare un altro tipo di spettacolo con un altro tipo di atmosfera, e che, insomma, io vi ringrazio dal cuore perché mi avete emozionato, molto. Ringrazio Vincenzo per, insomma, tutte le bellissime cose che fa. Grazie. Ringrazio Salvo perché, insomma, poi alla fine da chitarrista non posso sempre notare che, insomma, la magia della chitarra. Ok, io ci saluterei con, non lo so, io adesso qui ho l'imbarazzo nella scelta, avevamo altri video da far vedere, mi terrei su, io adesso, non lo so, vabbè, ne prendo uno che mi sembra che possa essere sui 3 minuti e un po', e con questo salutiamo gli amici di Siciliando in Musica, gli amici di Siciliando, con... naturalmente da parte mia, dandoci appuntamento a sabato prossimo alle ore 18. Ok, grazie a tutte, grazie Vincenzo, grazie Salvo, grazie agli amici di Siciliando. Ciao, ciao, ciao. Calignone è lontano, un tagadessa ci sono robe vecchie, poi dai madre spettiere, a cadessa da capiare, pronte per bruciare, a bambare a incenerire. Ci mancano solo queste 4 disgraziate, che come popi piazza danna che dentro la carne e sopra la carina. E allora, ah, chia, ponte
fermare. Sono quattro passero che hanno la cattedrale, ritto, 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 sino a Chiazza Maria. E allora, acchia, cari oggi te fenio buone, acqua, paglia e fer. Speravo che questa abbonanza non te facesse veleno. E allora, acchia, non si scecchia e manco cavaggio, sino a Ferraranne quanto monte che finisce a mano. E se su a catacciata buono da carine e cardietto tenne poi te tenta te, basta sapelle se iste male, a capiare, a ta se ne esci, sotterranne in capo femmine e piccerette, chi ti esterizza e chi ammi fuora. E allora, acchia, annagate che sta scorando, cammina prima con sulle seraghiotte lo mani, intoppa dalle nasche che c'è fedore carogna e desentino. E allora, acchia, capi oggi non ne poteva finire peggio, c'è denare pogni affogato, cavuse immense nuove, che pare scarpe con tutte sole, quattro motanne, cinque canottiere, e sette pari qua sette nuove a depezzare. E allora, acchia, e che ho chiamato voglio chiesto, pensa come poteva finire peggio, mensa all'aia, che ha recato come un sesanorato, che porce che adesso cano sangue, per quattro faverore e quattro pale figurine. E allora, acchia, e che ho caricato e ti senta a me, povere sventurate, disgraziate, figli di famiglia, femmine mascole e figli di bottana. E allora, ah, chia, caccia lo boia che ne spietta.